Comunque, ecco, la presenza di un monaco di Casamari questa sera non è casuale, perché come sapete il 12 è avvenuto l'eccidio qui a Isola Bellini e il 13, ecco, un gruppo di questi sbandati sono arrivati a Casamari e hanno messo a soqquadro tutta l'abbazia e hanno cercato di profanare anche l'Eucaristia, rubando gli abeti sacri e buttando per terra le ostie consacrate. E sei monaci coraggiosamente cercarono di resistere a questa cattiveria e furono crudelmente trucidati. Io adesso vi faccio distribuire un opuscolo appunto di questa storia e anche di questi monaci, prodotta la causa di beatificazione. Il processo per portare delle persone a essere riconosciute sante è molto lungo nella Chiesa, però una prova eccezionale della santità è il martirio. E questi sono stati uccisi proprio perché volevano difendere l'Eucaristia, quindi martiri dell'Eucaristia. Naturalmente, essendo un processo storico, e prima di arrivare a proclamarli beati, la Chiesa vuole assicurarsi della storicità di tutte le testimonianze, di tutte le circostanze, eccetera, eccetera, per cui richiede una lunghissima documentazione, ma il processo è a buon punto e spero che presto si potranno venerare questi sette monaci come beati. E allora anche, diciamo, l'eccidio qui di Isola del Liri, queste sono le immagini. Era meglio darle alle persone. Poi altri opuscoli stanno in fondo sul tavolino della chiesa. Quindi la mia presenza questa sera è motivata appunto da questo fatto. E domani, alla messa delle 11, ci sarà proprio l'abate di nuovo di Casamari.